Gameplay. Oggi farò un breve vlog sul fenomeno gameplay. Il fenomeno gameplay ha praticamente cambiato totalmente il quadro di YouTube. Vediamo tantissimi canali di gameplay. Vediamo oltretutto canali che si somigliano l'uno con l'altro. Praticamente tendono quasi tutti a scopiazzare i più famosi youtuber americani. Questo succedeva anche in altre categorie, diciamo, del fenomeno YouTube, degli youtuber. Quasi tutti gli youtuber più famosi italiani sono copie di youtuber americani. Comunque, nel fenomeno gameplay la cosa è ancora più visibile, diciamo. Fanno bene o male tutte le stesse cose, fanno bene o male tutti i soliti giochi, diciamo. Fanno tutti bene o male gli urletti, una roba di una imbecillità totale, e bene o male tutti portano a dei guadagni pazzeschi. Che posso dire? Personalmente voglio ricordare una cosa. Quando ero piccolo andavo nelle sale giochi e nonostante la certa nostalgia che hanno alcuni delle sale giochi, le sale giochi, se non eri ricco, erano posti abbastanza frustranti. Infatti facevi presto a finire i soldi. Perché? Perché i giochi erano molto difficili, le partite erano abbastanza costose e duravi abbastanza poco in una partita, a meno che tu non fossi veramente veramente bravo o tu non avessi avuto una possibilità di imparare, diciamo. Se ti trovavi sempre di fronte a giochi nuovi, finivi per giocare veramente pochissimo. Allora, cosa facevi? Ti mettevi da una parte e guardavi gli altri bambini, gli altri ragazzi che giocavano. E vi assicuro che era una cosa fortemente frustrante. Cioè, te ti eri costretto a divertirti guardando gli altri giocare e sapevi che te non potevi giocare. Siamo arrivati al punto, nel rincoglionimento generazionale più totale, del fatto di gente che è contenta di vedere altri che giocano. Cioè, cavolo, ma giocate voi? Cioè, no, io no, non riesco a capire. È come guardare i film porno. Voglio dire, se uno c'ha la possibilità di scopare, non guarda i film porno, no? A meno che proprio non si ritrovi una partner che fa schifo, allora dice, vabbè, cerco di ritirarmi un po' su, o un partner che fa schifo, cerco di ritirarmi su, e via. Però per il resto è il paragone del solito. Se guardate i video di gameplay non siete tanto diversi da sfigati che si guardano il filmino porno perché non c'hanno niente tra le mani. Per il resto posso anche dire che, oltretutto, guardando questi canali, fate in modo che questi canali continuino a proliferare in continuazione. Quindi appiattite l'offerta di YouTube. Quindi, piuttosto, a tutti i ragazzi, no? Piuttosto che guardare questa gente, non siate passivi, siate attivi, fatevi voi un canale, fatevi voi, accendete una telecamera e parlate, oppure fatevi voi video di gameplay, giocate voi, se non volete YouTube, giocate voi ai videogiochi, non guardate gli altri giocare, eh? Se non avete i soldi per comprarvi i videogiochi, potete farlo, se no non ha senso, non ha veramente senso, eh? E oltretutto fate dare tantissimi soldi a gente senza talento. Senza talento. No? Dice, ma te rosichi. Rosichi. Ma tutti rosicherebbero. Ragazzi, ma questi sono pagati. Guadagnano 20.000 euro al mese. 20.000 euro al mese. Una cifra che voi non guadagnerete mai. Per stare davanti a un monitor a giocare ai videogiochi e urlare. Cioè, ma siamo impazziti. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Pensateci. Quindi, che dire, fenomeno gameplay, alcuni video di gameplay li ho visti anch'io, per carità, però devo dire che alcuni li ho visti nella mia ignoranza, quando non conoscevo ancora il fiume di denaro incredibile che c'è dietro, quando non sapevo che bene o male sono tutti questi canali copie di altri canali, no? Non lo sapevo, quindi alcuni li ho guardati così, vabbè. Poi ho capito come stavano le cose, eh? E sono diventato, diciamo, da passivo a attivo, per dire, tra virgolette, cioè nel senso preferisco fare un video io
piuttosto che guardare un tizio che sta a giocare a un giochino e non porta a nulla. Quindi diventate attivi e ciao a tutti.